The Cooking Experience. Questo il titolo dell'evento che si è svolto presso lo showroom milanese di Arclinea, azienda leader nella produzione di cucine di fascia alta, lo scorso 9 aprile. Gli chef Igles Corelli e Nicola Batavia, affiancati rispettivamente dalle food blogger Martina Liverani e Francesca Dagnano, sono stati protagonisti di una simpatica sfida culinaria presentata da Alba Parietti, che aveva come oggetto la realizzazione di un piatto con i fusilloni napoletani, sapori e dintorni. Secondo te chi vincerà questa sfida? Beh, noi, ma è una domanda banale, insomma, retorica. Sono dilettante, vabbè, cioè. Quindi sarai tu il protagonista e vincerai tu questa sera? Assolutamente no. No, non sei convinto? Assolutamente no. Le ricette proposte dalle due coppie sono state vagliate da una giuria tecnica formata da giornalisti e food blogger. La quale ha attribuito la vittoria a Igles Corelli e Martina Liverani e da una giuria popolare che ha seguito l'evento sui social network di saporie.com ed ha preferito Nicola Batavia e Francesca Dagnano. Il segreto del nostro successo è innanzitutto trasmettere passione della grande cucina, assolutamente. Potrebbe essere il fatto che abbiamo dedicato un piatto a una stagione che tutti amano, che è la primavera, assolutamente. Quindi molto fresca, stagionale. Poi tra l'altro è una ricetta molto mediterranea e salutare, perché è tutta a base di verdure. Un sostanziale pareggio, quindi, fra il gambero rosso di Porto Santo Spirito si tuffa nella pasta e i fusilloni con guanciale, fiori di zucchina e ricotta al limone su crema di fave. Le due prelibatezze che i partecipanti allo show cooking hanno potuto degustare ed apprezzare. A dir la verità, i gamberi, anche se la prima ha avuto veramente una mix di sapori, però c'era poco sale ed era un po' crudina. Ottimo in ogni caso entrambi. Decisamente i gamberi, anche se l'altro aveva il suo perché, specialmente con quella cremina e anche come colori, mi sembrava molto, molto allettante, però come gusto sicuramente i gamberi. Igles Corelli, il fusillone risottato meraviglioso, saporitissimo, buono, mentre ovviamente quello di Nicola era un po' più leggerissimo, buonissimo, però profondamente diverso. La serata milanese ha quindi visto anche il debutto nel mondo dell'enogastronomia di Alba Parietti, che ha condotto in modo simpatico e brillante l'evento. Mi sono divertita tantissimo perché innanzitutto mi piace la cucina, mi piace cucinare e quindi mi diverte tantissimo vedere come si creano i piatti. Poi secondo me ognuno, secondo la sua fantasia, può metterci qualcosa in più di suo. La cucina è senz'altro una delle cose più rilassanti e più belle da fare. Mi piacerebbe anche a me fare una piccola gara la prossima volta. Come ogni sfida finita in parità, The Cooking Experience richiede una partita di ritorno. Quando? Seguiteci su saporie.com e lo saprete presto.